Finalmente è uscito la H-64 di Apache, l'elicottero che abbiamo atteso per più di un anno e che finalmente è sui nostri schermi, così è il caso di dire. Sul fatto che questo elicottero ci ha fatto un po' penare, beh, andate a vedere il video che ho fatto qui perché è interessante vedere tutta la cronostoria dell'uscita della H-64D. Come sempre, quando esce un nuovo elicottero, un nuovo velivolo per DCS o Flight Simulator che sia e che mi interessa e che ho acquistato, beh, faccio subito un tutorial. Oggi infatti vedremo il tutorial della ramp start in condizioni di cold and dark. Significa che faremo da elicottero spento l'accensione completa del velivolo. In questo tutorial ti farò vedere anche alcuni display come il multi-purpose display, l'utilizzo delle radio e molto molto altro. Ma come sempre, prima di cominciare, beh, sigla! Bene, eccoci qua a vedere l'accensione in condizione cold and dark della H64 di Apache. Vedremo tantissimi sistemi e come io eseguo questa accensione. Per eseguire questa procedura mi sono fatto aiutare anche dal gruppo Volo Lore Air, nella persona di Armi, Drangol, Gelo e tutti coloro, insomma, che in questi giorni hanno avuto modo con me di smanettare su questo bellissimo elicottero per capire come funziona. Vedremo il funzionamento del multi-purpose display, vedremo quelle che sono le informazioni del UFD. Naked Upfront Display, scusate il mio inglese, non è veramente meraviglioso. L'allineamento del sistema IHADSS, Integrated Helmet and Display Sighting System, la configurazione del radar di bordo e molto molto altro ancora. Voglio dirti subito una cosa. In funzione dei vostri mi piace e dei vostri commenti capirò che questo argomento vi interessa, ti interessa. Quindi ti invito a lasciare subito un mi piace, a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, spuntando anche sulla campanellina. Se vuoi supportare il canale come hanno fatto altri, abbonati in modo che vedrai il tuo nome direttamente comparire alla fine di ogni video, oppure potrai sostenere il canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione. Bene, io direi bando alle ciance e cominciamo a vedere come si esegue la ramp start della H64D Apache in condizioni cold and dark. Andiamo! Eccoci a bordo della H64D. Per prima cosa vi faccio vedere subito un tasto da settare assolutamente. Il primo tasto, andiamo su Adjust Control, è I. Questo è il sistema IHADSS, che sarebbe il sistema chiamato Integrated Helmet and Display Sighting System. Vi faccio vedere cosa succede quando noi andiamo a premerlo. Ecco qui che abbiamo il visore HUD praticamente. Cerchiamo di capire subito due terminologie importanti, che questo display si chiama EUFD, Enhanced Upfront Display, l'ho sicuramente detto male, mentre invece questi due display davanti si chiamano Multi-Purpose Display MPD. Quindi queste sono le cose che andremo a vedere oggi. Direi di cominciare già la procedura di accensione mettendo subito le batterie su BAT. In questo caso, appunto, l'elicottero comincia ad avere le batterie accese. Vedete che il display EUFD è acceso e che ci dà alcune notizie.
andiamo ad accendere le luci per dire al mondo che siamo all'interno e che stiamo per eseguire la procedura di accensione. Formation light, external lights e infine anti-collision lights sono accese. Altre luci sono interne e gli strumenti, eccole qua. Facciamo subito un primo test per vedere se tutte le spie si illuminano. Come vedete le spie sono illuminate tutte e quindi questo ci fa capire che le lampadine quindi sono accese e qualsiasi malfunzionamento ci verrà ovviamente detto a tempo debito senza alcun problema. Andiamo a fare subito il fire detect. Poi la frase si ripete, proviamo con l'altro test e benissimo, questo test è fatto. Passiamo dunque ora a accendere la PU. La PU si accende tirando su questa cover e cliccando appunto a PU push button. Vedete che qua viene scritto APU start power on. Appena si accende la PU la sentiamo anche dal rumore che è accesa e piano piano questi display dovrebbero cominciare a accendersi. Eccoli qua, sono illuminati. Master warning off, master caution off. Andiamo subito a cliccare su DMS, vediamo alcuni avvisi e la prima cosa che andiamo a fare è quello di andare ad allineare la posizione del nostro elicottero. Clicchiamo su TSD, si apre questa schermata, andiamo su Util e cominciamo appunto a allineare l'elicottero. Clicchiamo su Doppler. Vedete che compare questa scritta, piano piano questo position confidence o confidence comincerà ad abbassarsi e andremo ad allineare. Vedremo che i satelliti verranno mano a mano captati e piano piano appunto questo valore cambierà. Andiamo subito di nuovo su TSD, in questo modo, andiamo su fuel e cominciamo a cliccare su CAUX. In questo modo vediamo che la corrente ausiliaria è attiva. Mettiamo su NORM, ok, e XFER su AUTO, cioè il trasferimento automatico. In questo modo noi abbiamo tutto il peso dell'elicottero in funzione del carburante bilanciato. Andiamo di nuovo su TSD, quindi menu, TSD, e andiamo su show. A questo punto qui saranno indicati waypoint data se è boxato, inactive zone se è boxato e il cursore deve essere anche lui boxato. Inoltre possiamo avere altre informazioni per quanto riguarda l'attitudine e longitudine che le vediamo qui sotto. Clicchiamo ancora di nuovo per tirarle via. Andiamo adesso ad attivare le comunicazioni. Andiamo su COM. Vediamo che abbiamo una serie di dati per quanto riguarda le comunicazioni, ma noi vogliamo cambiare ad esempio queste frequenze. Andiamo su MAN e diciamo che vogliamo cambiare la 121, che sarebbe poi questa frequenza qui. Andiamo su HSFREC. Vedete che è comparso in questo display appunto la modalità di cambiamento della frequenza e mettiamo ad esempio 122. 5 e poi clicchiamo enter. Vedete che è cambiato, adesso abbiamo 122.5 in questo pannello e lo abbiamo anche qua. Importante fare vedere che la frequenza 122.5 è quella attiva, quella invece in stand by è la 121.5. posso cambiarle, switcharle attraverso questo tasto. È di nuovo arrivata qui la 121.5 e qui la 122.5. andiamo sulla fly page, quindi di nuovo M, andiamo su flight, dobbiamo cambiare alcuni settaggi. Andiamo su set, vediamo che qui è la nostra quota 29.92, questi sono i millimetri di mercurio se non sbaglio. Per cambiare basta cliccare qui, viene boxato. Andiamo qua, mettiamo ad esempio 29.95,
29,95, clicchiamo su Enter e abbiamo 29,95. Possiamo anche editare una quota di altezza minima, qui in questo modo clicchiamo su Low, è venuto fuori la quota minima, diciamo ad esempio 100 feet, e facciamo Enter. Vediamo subito che ci viene indicato Altitude Low e 100 feet come quota minima. Andiamo sulla Weapon Page, di nuovo M, Weapon Page, eccola qua. Abbiamo appunto la possibilità di capire che cosa abbiamo montato, in questo caso noi abbiamo montato praticamente niente, e possiamo vedere lo stato dei nostri armamenti. Di nuovo su M. Adesso andiamo a allineare il sistema IHADDS, detto anche Integrated Helmet and Display Sighting System, che come abbiamo visto si attiva con I. Eccolo qua, il nostro sistema in questo momento ci dice che qualcosa non funziona, ci dice Required, quindi andiamo tutto a sinistra, abbiamo due nottolini, noi andiamo su Signal, lo mettiamo a metà, e anche primary lo mettiamo su a metà. A questo punto vediamo che ancora non siamo assolutamente allineati, andiamo su weapon, che si può andare direttamente qui oppure sul tasto weapon, e andiamo a deselezionare gun. A questo punto vedete che viene scritto bore sights, andiamo a cliccare su bore sights e clicchiamo su IHADSS. Vedete che si è attivato qui al centro una serie di cerchi concentrici di colore giallo. Noi cercheremo di allineare questa croce con questo punto giallo. È un pochino complicato. E adesso andiamo a cliccare il depress. Scompare tutto e quindi siamo pronti appunto con l'allineamento del sistema IHADDS. La prossima volta vi farò vedere anche come funziona questo cursore in un altro video. A questo punto andiamo a accendere veramente il nostro elicottero. Lascio le finestre aperte perché si sente il rumore, che è molto bello. Vi faccio vedere una cosa molto interessante. Sul display di sinistra abbiamo questo WCA. Clicchiamo, vediamo praticamente quelli che sono stati alcune cose che abbiamo attivato. Facciamo reset, vediamo appunto i check che abbiamo fatto. Per tornare alla schermata di prima, di nuovo DMS, di nuovo DMS e poi engine, ed ecco qua la schermata di prima. Eseguiamo quindi ora l'accensione, ci spostiamo tutto a sinistra, vedete che abbiamo engine start, partiamo dall'accensione del motore di sinistra, tiriamo su. Vedete che il motore comincia a girare, quando arriva a circa 21, 22, 23 andiamo a tirare su questo power level qua. Come si fa? Basta cliccare su command di destra, inizio. Ecco che il motore si mette in moto. Torniamo all'interno, vedete che i motori cominciano ad arrivare a pieno regime. Aspettiamo che si sia stabilizzato e andiamo a accendere il secondo motore, di nuovo agendo sull'engine start. Ancora una volta attendiamo che i giri arrivano sui 24, shift e di nuovo inizio. Anche l'altro motore si sta accendendo, vi faccio vedere che cosa sta succedendo in questa schermata. A questo punto andiamo a aumentare i giri del motore con power, lo portiamo su flight anche abbastanza lentamente. Qua che il nostro elicottero è praticamente pronto,
ultima cosa, andiamo a spegnere la PU, chiudendo anche la cover, chiudiamo le porte e fondamentalmente anche così siamo già pronti al volo. Per sicurezza di nuovo M, flight, e di nuovo il sistema di visione direttamente dall'oculare. Eccolo qua. Per decollare non faremo altro che usare i parking brake e andare. Bene, torniamo in studio per un po' di conclusioni. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Mi raccomando, lascia un mi piace, lasciami un commento, così capisco se l'argomento ti interessa e farò anche altri video, come ad esempio la configurazione di tutti i tasti per quanto riguarda la H64D. Anche per oggi è tutto. Happy Landings by E-Line. Ciao, alla prossima!